Com'è nata? È nata come nascono i miracoli. Un giorno l'ho incontrato, ci siamo trovati per caso nella stessa stanza, una stanza dove c'erano altre 300-400 persone. Ero lì e ho detto, ma dai, ma quello è Rick Rubin. E mi sono proprio sentito tutto un fuoco dentro, perché io sono proprio un grande fan. Forse io faccio questo mestiere perché lui ha fatto dei dischi negli anni 80 che mi hanno fatto credere che anch'io potessi fare dischi. Quindi mi sono fatto avanti, sono andato lì e mi sono presentato. Questo avveniva ormai 6 anni fa, 5-6 anni fa. Mi sono presentato e lui è stato molto gentile con me, gentilissimo, anche perché eravamo tutti e due un po' spaesati dentro quella cosa lì. Anche lui vagava con la sua ragazza e io ero con la mia. Mi ha dato la sua mail, mi ha detto sentiamoci una volta. Gli ho scritto e un giorno che io ero a New York e lui era di passaggio a New York, mi ha scritto e mi ha detto sono a New York, ti va a venire a vedere un concerto di un gruppo che ho prodotto? Quindi poi abbiamo cenato insieme, ci siamo messi a chiacchierare, poi è nata un'amicizia. Lui è venuto in Italia l'anno dopo d'estate in vacanza e io l'ho portato un po' in giro per l'Italia, siamo andati, ho fatto vedere la Toscana, siamo andati a Firenze, ho fatto fare un giro, abbiamo girato di notte ascoltando musica insieme. Una gran parte della musica con la quale sono cresciuto io è la stessa musica con la quale è cresciuto lui. Poi lui va verso un'estremità più punk, io più pop, però insomma è andata così, ci siamo tenuti in contatto fino a quando io mi sono fatto avanti, gli ho detto ma se un giorno dovessi avere dei demo da farti sentire, tu li ascolti? Lui mi ha detto, mi ha spiazzato dicendo molto volentieri, vieni a trovare quando hai un album che secondo te è adatto ad una collaborazione tra di noi. Nell'aprile di quest'anno io sono venuto qui a Malibu e abbiamo ascoltato insieme 18 canzoni che avevo scritto e le abbiamo ascoltate tutte dall'inizio alla fine. A me non mi era mai capitato con nessun produttore di sedermi ad ascoltare tutte le canzoni, di solito si interrompono le canzoni, dice no questa è bella, no vai avanti, fa sentire la prossima, invece no. Con Rick le abbiamo ascoltate tutte dall'inizio alla fine, lui mi faceva delle domande alla fine di ogni pezzo rispetto al testo, rispetto a quello che avevo intenzione di dire, a volte annuiva e alla fine di questa ora e mezzo quasi di ascolto mi ha detto mi piace, mi piace, mi piace, penso che potremo divertirci. E lui mi ha detto mi piacerebbe farlo in Italia, perché non troviamo una villa, una casa in Toscana, ci portiamo dentro le attrezzature per registrare, stiamo 20 giorni, un mese e vediamo che cosa succede. La mia intenzione a quel punto è stata, voglio che lui si trovi bene, voglio che si diverta, che si senta a suo agio, che si innamori dell'Italia anche. Dentro di me c'era anche questo desiderio, mi piace, vorrei mostrargli proprio il meglio del nostro paese, qualcosa che lui non ha in America. E in 20 giorni abbiamo registrato tutto il disco. Lui 2 giorni fa mi diceva proprio, sono proprio stupito dalla qualità del lavoro che siamo riusciti a mettere insieme in così poco tempo. Lui ha detto, mi è successo molto raramente nella mia storia. Con Rubin è una collaborazione artistica, è una collaborazione prevalentemente artistica. Lui interessano le emozioni, interessa soprattutto l'emozione di un pezzo. Ha un orecchio incredibile, ha una capacità di infondere coraggio ad un artista, nel mio caso è andata così, ha un'autorevolezza in studio che mette paura, nel senso che la sua presenza si fa sentire moltissimo nel bene, perché mette tutti in condizioni di essere molto concentrati, di dare il meglio. La frase che mi ha detto il secondo giorno e che ha condizionato il mio atteggiamento rispetto a tutto questo disco è stata non stiamo facendo show business, stiamo facendo musica. Questo non è show business, questa è arte, è musica. Lo show business verrà dopo. Rubin ha rimesso la musica al centro della mia vita. Non che non ci fosse mai stata, ma c'erano altre cose insieme alla musica al centro della mia vita. Cose, parlo, legate al mio lavoro, no? Ecco, la musica ha ripreso il posto che ha sempre avuto, specialmente che ha avuto in certe volte, in certi momenti importanti della mia vita, ma oggi lo ha ripreso prepotentemente.
mi cago un po' sotto, sinceramente, ho un po' di paura su come verrà recepito questo disco dal pubblico, ma una parte di me vive questo tipo di sensazione, un'altra parte di me se ne frega perché sa che ha fatto un lavoro pazzesco, che questo disco è così autentico, anche semplicemente a parlarne mi vengono i brividi. È un disco che parla della vita, è un disco che parla della vita dal mio punto di vista. C'è dentro la gratitudine nei confronti dell'essere al mondo, nei confronti dell'esistenza stessa. E ho provato a buttarci dentro questo e nessuno al mondo, meglio di un produttore come Rubin, poteva aiutarmi a tirar fuori questo. Per cui è come se fosse nuovamente il mio primo disco, ma oggi non sono più un pischello, ho 50 anni, 51 anzi, e quindi ricominciare ora, ripartire da zero adesso è una bella sensazione per me, molto emozionante, molto bella.